Questa sera affrontiamo un tema molto interessante che riguarda il cambiamento di un certo tipo di scenario nel mercato dei beni durevoli, dei beni strumentali, di tutti quei prodotti che hanno processo di acquisto lungo, dove intervengono molti, molte figure, molti intermediari, molti stakeholder. Degli user sembra essere sempre più importante, addirittura in qualche caso esclusivo e dominante nella scelta. Un approccio che vede comunque importanti anche gli altri personaggi della filiera e gli installatori in primis è veramente da privilegiare in modo tale che ci sia la possibilità per l'end user o comunque per le aziende di comunicare con entrambi i soggetti. La psicologia si occupa di tutto ciò che è comportamento. Comportamento normale, quello che noi facciamo tutti i giorni. E l'acquisto è un comportamento, uno dei comportamenti che maggiormente esercitiamo. Trovo questa iniziativa estremamente interessante, un modo molto buono di fare cultura, un modo che si rivolge in questo caso specifico ad un settore che forse è rimasto un po', come dire, ai margini del marketing. Si pensa al mondo B2C, si pensa a un mondo dal punto di vista della fruizione tecnologica molto avanti e si pensa poi a un mondo B2B che in qualche modo è sempre lento, è sempre un po' ritroso, molto conservatore, ha paura di fare passi falsi, ma sempre a traino. Credo che dalla descrizione dell'incontro di oggi sia abbastanza chiaro come l'evoluzione degli ultimi 10 anni è eminentemente legata alle nuove tecnologie e al digitale, obbligano le aziende B2B a pensare sempre di più a una filiera integrata. Quindi c'è l'interlocutore naturale, il mondo B2B, ma c'è a valle un end user, un consumatore, un fruitore del bene o del servizio che non possiamo non conoscere e non tenere in considerazione.